Scusate, apriamo la seduta alle ore 9:20. Prima di procedere alla nomina... Mi scusi Presidente, io sto qui dalle 9:10, perciò non è possibile che iniziamo alle 9. L'ordine, i lavori iniziano alle 9, io sto qui dalle 9, mi scusi . Va bene, no, alle 9. Anche perché io devo giustificare 20 minuti del mio lavoro. D'accordo, alle 9, grazie. Va bene, perfetto. Allora... Allora, prima di procedere alla nomina dei scrutatori odierni, passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, presente. Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stellitano, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Diciotto presenti, e, assente giustificata la consigliera Elisa Zitoli. Assenti, sei più la presidente Elisa Zitoli. Scusatemi Lozzi. Gli scrutatori odierni, il consigliere Giannone, il consigliere La Zazzera e il consigliere Carlone. Grazie. Comunico ufficialmente che sono arrivate le risposte scritte all'interrogazione numero 21 e 29 del 2017 a firma della consigliera Flavia Cerquoni e Domenico Carlone con oggetto rifacimento manto stradale via Puglia e anche la numero 29 rifacimento manto stradale di via Puglia. Grazie. Sì. Allora passiamo ai lavori. Al primo punto dell'ordine del giorno abbiamo la risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Guido, Alabiso, Triputi, De Chiara, Pompei, Ariano, La Zazzera, Zitoli e Tosatti, avente ad oggetto blocco dell'installazione delle case dell'acqua CEA, controlli e rimozioni di quella già installate. A tal proposito è arrivata una modifica che a breve verranno distribuite le copie, le fotocopie. Grazie. Il relatore, grazie. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Questa proposta di risoluzione ha per oggetto il blocco dell'installazione delle cosiddette case dell'acqua CEA e controlli e rimozione di quelle eventualmente già installate.
si basa sul principio dell'acqua bene comune già sancito dai quesiti referendari del 2011, per cui l'acqua deve essere un bene comune fruibile per tutti i cittadini in modo non oneroso, non deve essere privatizzata e non deve, e deve consentire l'utilizzo di acqua potabile in tutti i punti pubblici e nelle case. Se non che Roma Capitale, insieme a un consorzio di comuni, ha stipulato con Acea Ato 2 un contratto per l'installazione di queste casette dell'acqua. Da quello che ci risulta, i costi sono notevoli, i costi di installazione dovrebbero aggirarsi su diverse decine di migliaia di euro. Noi chiediamo, fra l'altro, in questa risoluzione di verificare questi costi e di verificare i costi di gestione, in quanto questo spettabile consiglio nel 2014 aveva presentato già una mozione, la numero 19 del 2014, che impegnava a promuovere l'inserimento nel municipio VII nel circuito di tali apparecchiature, partendo dal presupposto che ci fosse un requisito di economicità e vantaggio per i cittadini. Evidentemente, però, nonostante le ottime intenzioni, infatti questo atto fu votato anche dai consiglieri portavoce del Movimento 5 Stelle, e la realtà era diversa. Adesso noi chiediamo di verificare questi costi, non permettere quindi, se i costi sono elevati, l'installazione di altre, delle altre due casette dell'acqua previste, costo che dovrebbe andare sui 20-30 mila euro per ogni casetta, che poi andranno in bolletta su tutti i cittadini. Questo non è possibile, questo noi non lo vogliamo, non lo vorremmo. Per cui chiediamo di verificare questi costi. I costi di gestione probabilmente, ma chiediamo verifica anche su questo, quindi di erogazione dell'acqua e di erogazione di energia elettrica che serve a far funzionare queste, queste casette, probabilmente sono accettabili. E in tal caso di mantenere in efficienza le casette già installate, pagando dei costi irrisori per la loro manutenzione. Lo scopo è quello di portare veramente un'acqua di notevole qualità, quale è quella di Roma, qualità sia chimico-fisica che organolettica, nelle case e alle fontanelle dove tutti i cittadini possono approvvigionarsi dell'acqua già pagata in bolletta, per cui senza un'ulteriore spesa. I soldi risparmiati, è molto importante il risparmio, devono andare sul miglioramento delle reti, la rete di distribuzione dell'acqua. Il fatto che attualmente un cittadino sia costretto a depurarsi l'acqua a casa oppure andare a comprare dell'acqua minerale è un fatto obbrobrioso. Se una persona fa una scelta di andare a comprare l'acqua minerale, questo è rispettabile, però deve avere garantita un'acqua di buona qualità già al rubinetto di casa sua, e questo è l'intento. Una clorazione a volte eccessiva è dovuta al fatto che le reti di distribuzione non sono ottimali, per cui abbiamo bisogno di investire di più sulla rete di distribuzione in modo tale di non aver bisogno di spendere per depuratori casalinghi che a volte raggiungono delle cifre di centinaia se non migliaia di euro. Abbiamo inoltre proposto comunque delle modifiche e adesso ve le espongo brevemente.
Abbiamo chiesto appunto di eliminare il punto in cui si presuppone un costo, ma in sua invece abbiamo chiesto alla Sindaca e alla Giunta di verificare i costi di gestione e quindi abbiamo modificato il secondo punto del risolve in questo senso, di verificare verificare sia i costi che la gestione delle casette, come vi ho appena detto, e rimuoverle o nel caso continuare la gestione. Questo è tutto, grazie per l'attenzione, buongiorno. Grazie a lei, prego i consiglieri di prendere visione della modifica apportata alla risoluzione stessa. Chi la legge? L'abbiamo letta? Va bene così? Perfetto, ok, grazie. Apriamo il dibattito, interventi? Non ci sono? Prego, consigliere Ciancio. Se non parla nessuno dobbiamo... No, io sono quello che apre. Grazie Presidente. E come ho già detto in commissione, la politica del levare è una politica che non va da nessuna parte, perché... Prima di dire che spendiamo soldi inutili rispetto all'erogazione di acqua attraverso le due uniche cassette erogate nel nostro municipio, bisogna fare un'analisi costi-benefici e vedere il vantaggio dell'acqua erogata, i metri cubi erogati, quindi che i cittadini percepiscono comunque a titolo gratuito, perché le cassette ogni mattina chiunque va percepisce. E se il vantaggio poi rispetto all'acqua minerale che, come ho già detto in commissione, dovrebbero comprare è superiore, allora è assurdo pensare che attraverso questo risparmio si possa arrivare a definire un impianto idrico migliore di quello che abbiamo. Naturalmente non è attraverso questi risparmi. Proprio per questo ho invitato in commissione a fare un'analisi più puntuale rispetto a questa situazione, perché... Che dobbiamo favorire i centri commerciali che vendono acqua minerale? Da quando è che ci sono le casette? Io credo che almeno 10.000 litri di acqua H2O frizzante, fresca, siano erogate dalla casetta dove in basso c'è un numeretto di litri che fuoriescono al mese. C'è una contabilizzazione puntuale attraverso dei computer che hanno installati presso la CEA, e quindi sappiamo quanti litri di acqua e sappiamo se è vantaggiosa. Sappiamo pure quanti litri di acqua vengono venduti nel nostro territorio acqua minerale. Quindi è una situazione in cui, se è vero che i costi, se è vero, perché non abbiamo dati certi per dire i costi sono addebitati all'utenza nella bolletta per questa manutenzione delle casette e dell'erogazione dell'acqua. O puntualizzo che chi ha scritto che i nasoni servono per diminuire la pressione nelle tubature è alquanto errato, perché non è vero, perché le tubazioni resistono a tutti i colpi d'ariete tranne quello di via Tommaso Denina, che è stato un evento straordinario. Quell'acqua serve per tenere umido le acque chiare che camminano e devono scorrere sempre negli impianti dell'acqua di raccolta delle acque meteoriche. Anche d'estate, quindi, ci deve essere un flusso d'acqua. Quindi non è vero che quello è un consumo che può essere abolito o perché deve cadere la pressione. Quindi facciamoci consigliare bene quando scriviamo delle affermazioni. Però io mi soffermerei sul fatto che di trovare altre soluzioni per quanto riguarda il risparmio e investirle giustamente in una rete di impianti, come in tutta Italia. Sappiamo che affidarsi al privato non è stato garanzia di buona manutenzione, e quindi, per carità, ma questa è un'altra storia.
l'erogazione dell'acqua attraverso le case dell'acqua è un servizio utile che, spalmato poi su tutti i cittadini, non è un costo così elevato. Proprio per questo invitavo a fare un semplice conteggio, che è questo: quanta acqua eroga la casetta, basta vedere i numeri che ci stanno nel contatore, e da lì si può evincere se quello è conveniente o meno. Perché io dico questo, ho detto già in commissione, questo è piccolo particolare: quando hanno installato quella casetta, gli oppositori, i contrasti che si hanno avuto sul territorio sono stati proprio quelli da parte dei centri commerciali che vendono l'acqua minerale, dove ti costa molto di più. Quindi io non capisco la battaglia, se da una parte va nella direzione dei cittadini e dall'altra va nella direzione della grande distribuzione. Chiariamo questo concetto, guardiamo analisi costi-benefici e poi naturalmente potremmo presentare una risoluzione che in questo momento mi sembra alquanto, come dire, partire dalla coda, ma proprio dalla periferia del risparmio, la chiamerei così, perché periferia vuol dire che sono numeri talmente bassi che non consentiranno mai di fare un congruo investimento per sanare la rete idrica che abbiamo. Questo è quanto. Per quanto riguarda gli emendamenti, che analizzeremo e valuteremo in seguito o in separata discussione, vedremo come mai una forza politica che ha la maggioranza piena deve portare in aula un emendamento che poteva essere benissimo discusso nella commissione. Cioè, è ovvio che si può fare, una cosa lecita, però la trovo alquanto sgrammaticata dal punto di vista politico. Mi taccio nel dire che ascolterò con attenzione quello che saranno le spiegazioni, soprattutto nelle premesse, nel considerato che non vi è traccia di quello che sognavo di vedere scritto, proprio non vi è traccia rispetto alla piccola discussione che abbiamo fatto in commissione. Semplice. Io dico, vedere le due casette, una sta a Villa Lazzaroni, si guarda con attenzione, si valuta se effettivamente dà un servizio come... E poi si pensa di eliminare, perché demolire o di... Alla fine il gioco non va la candela, se il risparmio è così esiguo. Ecco, tutto qua. Grazie, consiglieri. Grazie a lei, consigliere. E altri interventi? Prego. Allora, per quanto riguarda i costi, sembrerebbe che l'investimento in 4 anni... per quanto riguarda l'installazione di queste casette sia di 3 milioni di euro, in 4 anni, 2014-2018. Che l'acqua sia gratis non è così, nel senso che il servizio, compresa l'acqua, sia gratis per quanto riguarda i contribuenti, non è così, in quanto questi costi vengono inseriti nella tariffa della rete idrica integrata, quindi hanno un costo. Per quanto riguarda il discorso delle cifre impegnate per fare questo, probabilmente non è una cifra, diciamo così, rilevante. Fatto sta che noi a Villa Lazzaroni abbiamo una fontanella in marmo, che non è una cosa recentissima, che perde acqua addirittura all'ingresso e rimane, e addirittura, sì, è bene che perda dalla sua bocchetta in maniera tale che chi vuole bere beve, perché leccare l'acqua per terra probabilmente è più difficile per dissetarsi. Allora io mi chiedo, 30.000 euro per installare una casetta e avere nella stessa villa una fontanella che butta acqua a terra, probabilmente c'è qualcosa che dobbiamo verificare. Consigliere, cortesemente. La soluzione è proprio quella di verificare l'efficienza dei cosiddetti nasoni sul territorio e dare quindi forza alla sindaca perché questo avvenga, non solo alla sindaca, anche ovviamente al territorio, perché poi siamo noi che sul territorio subiamo queste stranezze, diciamo che sono stranezze. Quindi teniamo conto poi che oltre questo potremmo citare altre situazioni paradossali in municipi lontani dal nostro, ma anche nel nostro, parlo di Tragliatella, insomma, che stanno esattamente all'opposto di dove ci troviamo noi, dove addirittura abbiamo tubature che non vanno, che non permettono l'erogazione di acqua potabile dai rubinetti delle utenze domestiche.
Noi a Centroni abbiamo due pompe della CEA che ogni tanto si spengono e dai rubinetti per un certo periodo esce acqua sporca, addirittura sembrerebbe tossica. Stiamo aspettando anche delle risposte dall'ASL per capire qual è l'entità di questo problema. Quindi io vorrei sapere, insomma, ecco, mi chiedo, questi 3 milioni in 3 anni forse sono poca cosa, però questo è come un discorso del condominio, dice vabbè, ma sono 10 euro a famiglia, poi alla fine va a fare la somma, so, 5.000 euro, allora 2.000 euro qua, 3.000 euro là, probabilmente riusciamo a ricavare qualche cosa di più costruttivo. Allora, qui in questo atto non si chiede eventualmente di disinstallare quanto già abbiamo realizzato, perché effettivamente dentro quella villa Eugenio poi è il primo che va lì e si rifornisce di acqua minerale, per cui cioè, non è che stiamo facendo una battaglia contro i mulini a vento. Quello che si intende fare appunto è un attimo porre il focus su questa situazione e capire quindi anche se i 30.000 euro che sono già stati spesi ad esempio a Villa Lazzaroni possono continuare a dare questo servizio, perché comunque sia l'ente pubblico, il comune, non è che deve fare dei ricavi, cioè dovrebbe pure potersi permettere di dare un servizio a costo alla cittadinanza. L'importante è che le valutazioni e il rapporto con ACEA sia chiaro su quello che è e quello che sarà il servizio e con quali costi. Quindi lo spirito dell'atto è questo, e spero insomma che sia condiviso da questa assemblea per delle valutazioni insomma che poi farà la sindaca. È tutto, grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliera. Grazie Presidente. Allora, parto dalla risoluzione che è stata già citata del 2014, dove registro purtroppo un cambio di opinione da parte dell'attuale maggioranza, perché appunto quella risoluzione, come è stato ricordato, era stata votata anche dai consiglieri portavoce del Movimento 5 Stelle. Probabilmente perché all'interno di quella risoluzione, dove appunto chiedevamo l'inserimento nel nostro territorio delle case dell'acqua, era stato fatto anche nel lavoro di commissione una valutazione dell'economicità di questa operazione, che era stata già prospettata da ACEA, citando alcuni numeri. A partire da una stima, diciamo, di risparmio di quasi 130 euro l'anno a famiglia, una famiglia composta da 3 persone, ma cosa ancora, diciamo, più vantaggiosa era sicuramente il concetto di sostenibilità ambientale. Cioè una riduzione, citava 1.800 tonnellate di bottiglie di plastica in meno, in particolare legate tra l'altro al lavoro di trasporto e di smaltimento che quelle bottiglie di plastica comportano. È ovvio che di fronte a tutto questo c'era stata sicuramente la volontà di invertire il percorso a vantaggio di chi voleva usufruire a suo piacimento, perché poi puoi scegliere di comprarti la bottiglia al supermercato come puoi scegliere invece di andarti a rifornire alla casa dell'acqua, cosa che ha avuto invece soprattutto a Villa Lazzaroni un discreto successo, e quindi la riduzione dei costi era il punto centrale, soprattutto a vantaggio delle famiglie, che aveva appunto portato l'allora consiglio del settimo municipio a portare in aula e a discutere quella risoluzione. Tra l'altro si prospettavano non solo quelle due case dell'acqua, ma anche altre in punti strategici, come potevano essere, ricordo io la discussione, i mercati, altre piazze che avevano appunto un momento di aggregazione e anche di funzionalità commerciale importante. Quindi al di là di questo, oggi però, qualcuno diceva prima, non è che si dobbiamo togliere quelle che c'è, allora bisogna cambiare anche l'oggetto della proposta di risoluzione, perché questo si parla di blocco dell'installazione delle case dell'acqua, di controlli e di rimozione di quelle già installate. E qui io faccio, diciamo, chiudo dicendo, l'ho detto anche in conferenza dei capigruppo, non si possono portare le risoluzioni con la fretta. Perché poi succede che in aula la stessa maggioranza porta un testo che è completamente modificato. Allora, io l'ho detto lì, bisogna averci tempo e anche un po' di capoccia in più per poter presentare dei lavori all'aula che non portino delle modifiche che sono di eliminare
direttamente alcuni pezzi, cambiarne altri, aggiungerne altri ancora. Cioè abbiamo riscritto oggi una nuova risoluzione, non si può fare. Vi aggiungo che dovete fare anche un altro emendamento, perché dovete cambiare anche l'oggetto, se è vero quello che ha detto il consigliere che mi ha preceduto, perché così non è assolutamente chiaro. Quindi questo è un appello che faccio, non è una polemica, è un senso di responsabilità, non è la prima volta che succede, però le risoluzioni non si possono portare la mattina e votarle dopo un'ora con una discussione che dura quasi 20 minuti e con la fretta di chiudere in conferenza di capogruppo per avere il parere della commissione. Ci si prende una settimana di più, si fa una discussione più esaustiva e si fanno le modifiche direttamente in commissione. Lo dico veramente per la dignità anche di questo consiglio. Grazie. Grazie consigliera. Altri interventi? Prego. Volevo dire che noi come forza politica non abbiamo i 5 consiglieri. Mi scusi, c'è il consigliere. Vabbè. Chi vuole conferire? Va bene, no. Prego consigliere, no, Giuliano. Volevo dire che prego, consigliere Toti. Noi come forza politica purtroppo non abbiamo vinto le elezioni, perciò non abbiamo praticamente una presenza forte di maggioranza nel consiglio d'amministrazione della CEA. Perciò non possiamo, e aziende collegate, non possiamo, voglio dire, andare oggi a dare subito indicazioni o comunque indirizzi rispetto ai servizi della CEA. Io dico che comunque la maggioranza ha presentato una risoluzione che praticamente è partita con la rimozione delle case dell'acqua. Oggi c'è una correzione a pochi giorni dalla discussione in commissione. Io dico che per me, prima di fare un discorso di togliere un servizio che io penso gradito ai cittadini di questo territorio, noi dobbiamo andare, come hanno scritto nella risoluzione, a una verifica dei costi, però dopo la verifica dei costi andare a parlare di rimozione o di altre cose, perché realmente sul discorso dell'acqua, bene comune, c'è stato un referendum e non si può giocare rispetto a questo. Perciò voglio dire, senz'altro per adesso lasciare le case dell'acqua presenti nel territorio, anche perché poi, cioè, rispetto alle casse di Acea o comunque rispetto alle spese pure minime che potrebbero affrontare i cittadini della bolletta, qui stiamo parlando a livello cittadino di pochissime casse dell'acqua. Noi ne abbiamo, io ricordo in commissione, neanche i consiglieri sapevano quante ne avevamo, chi diceva una, chi diceva due. Io sapevo di quella di Villa Lazzaroni, non sapevo di quella di Via dell'Aeroporto. Perciò voglio dire, stiamo parlando così con molta approssimazione di un discorso invece importante, se è stato, come ho detto, il referendum, e rispetto a questo noi dobbiamo esprimerci in modo serio nei confronti dei cittadini. Perciò io quello che direi, ritirare senz'altro questa risoluzione e andare a una verifica precisa, approfondita, perciò, di quelli che sono i costi di gestione, e poi con serenità, perché il discorso richiede veramente in precisione rispetto, perché questi sono costi per i cittadini, e poi andare a una risoluzione successiva per dare l'indicazione del Consiglio rispetto a questo servizio fondamentale come quello del bene comune dell'acqua. Grazie consigliere. Consigliere Giuliano? Prego. Sì, allora. Beh, volevo intervenire, visto che ero presente anche nella scorsa consigliatura e il voto mio e di qualche d'un altro era stato sull'argomento negativo, in quanto non ci convinceva particolarmente questa decisione presa dalla scorsa consigliatura dal Comune di Roma.
ma non perché non fosse simpatico e carino il fatto di poter mettere insomma delle installazioni per l'acqua pubblica in sostituzione dei famosissimi nasoni, ma comunque perché sembrava una forzatura a introdurre questo meccanismo che poi già a suo tempo non si capiva se poi fosse stato un, come si dice, un servizio diretto di Acea, oppure l'Acea lo avrebbe dato a terzi, oppure la manutenzione era interna in house oppure per esterni, l'installazione aveva un costo, insomma c'era un po' di confusione. E quindi mi sembra che in tre votammo contrari. Ora, di fronte anche al fatto che la Presidente Lozzi e Coglia, che erano presenti nel Consiglio dell'altra volta, nella scorsa consigliatura, votarono favorevoli, a me non è che comunque mi stranisce il fatto che qualcuno possa ripensare su cose che ha votato in un certo modo. Ci mancherebbe altro, può essere anche correttezza politica, intelligenza politica, ravvedersi. Però nella Commissione è emerso un'ulteriore confusione che deriva dal fatto, e io questo lo dico sommessamente, deriva dal fatto di una certa velocità dell'operazione. Ora, se bisogna distinguere, secondo me, per poter fare interventi di questo tipo, bisogna distinguere l'aspetto economico dall'aspetto politico. Mi spiego meglio, i servizi in genere hanno un costo e li paghiamo, li paga la cittadinanza, quindi tutta la società, cioè la città di Roma. Anche l'ATAC è un servizio, l'AMA è un servizio, lo paghiamo. È ovvio che lì ci sono costi diversi, ma entriamo nel concetto. Questo era un servizio messo che avrà un costo minimo, basso, alto, poco, tanto, non lo so, che comunque era un servizio. Allora, se noi dobbiamo ragionare sui servizi, non ci dobbiamo meravigliare. Ma se ragioniamo dal punto di vista economico, potremmo capire effettivamente poi quanto costa questa operazione, o quanto è costato, o quanto costerebbe, no, a regime. Perché sappiamo che devono essere installate altre 40-50 postazioni. Si è sentito il punto interrogativo? 40-50 postazioni, non lo so, qualcuno lo saprà, però diciamo un numero, per finire quello che era l'intendimento di quell'atto, no, precedente, di quell'indirizzo. Ora, io non penso che possiamo parlare di risparmio economico togliendo questo servizio che possa fare la differenza al Comune di Roma, quando dovremmo andare a intaccare, a controllare, a verificare altri capitoli di spesa. Ma se vogliamo parlare, quindi secondo me, tolto l'aspetto economico, secondo me dobbiamo parlare dell'aspetto politico. Allora, quest'acqua effettivamente, come diceva il collega che mi ha preceduto, è gratis, è gratuita? Sì, perché tu non paghi lì, ma paghi un qualcosa che poi io non sapevo, perché non mi vergogno a dirlo, ma se effettivamente va in bolletta un euro, 2 euro, 5 euro a bimestre, io non lo so questo, anche perché non c'è scritto sulla bolletta, non è che te lo fanno sapere, rientrerà nei costi di servizi, manutenzione, voci particolari, eccetera. Però se effettivamente qualcuno che sta al comune capisce come funziona sta roba, allora l'installazione chi l'ha pagata? Ok. E la manutenzione chi la paga? Perché non è che i filtri si autodeterminano da soli. Quindi è vero che tu prendi l'acqua liscia, un po' frizzante, ma il gas va rimesso. E il filtro per depurare l'acqua, insomma, mi sembra che vada poi, comunque dice, sostituito nel tempo, ogni tot mesi, ogni tot litri. Per cui pure quello è un aspetto da tener conto, ripeto, non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista politico. Quindi l'acqua è gratuita? Sì, se pensiamo che è un servizio. L'acqua non è gratuita se non pensiamo che sia un servizio, perché comunque bene o male ha un costo. Poi c'è stato il referendum e che ci dice che non dovrebbe essere, no? Non ci dovrebbe essere questo meccanismo. Allora, se questa maggioranza decide di entrare velocemente, per le proprie ragioni che ha,
a gamba tesa, perché comunque sia servirà portare su un tavolo di discussione tanti elementi tra cui questo, allora deve fare un ragionamento politico e dire: non mi sta più bene, non intendo autorizzare questo percorso fino alla fine. Perché poi in commissione si era detto anche rimozione, ha ragione la consigliera Vitrotti, capogruppo, perché dice giustamente, se dobbiamo va modificato anche nell'intestazione, perché si parlava di rimozione totale, poi la notte porta consiglio, va benissimo, perché quando uno modifica i propri pensieri fino al tempo utile è sempre utile, per cui dice va bene, lasciamo quello che c'è e fermiamo quello che è da venire, perché avrebbe anche un costo maggiore togliere pure quelli che ci stanno, no? Sarebbe da ridere questo. Però benissimo, cerchiamo di mantenere questo e non facciamo l'altro, però va cambiato. Allora io chiederei a questa presidenza, comunque, al fine poi di non avere sfumature diverse su un argomento che mi sembra lampante, fare una sospensione della capigruppo per capire un attimino come vanno messi i punti e come va corretto l'atto. Non so se riescono ad avere la forza, questa maggioranza, di come si dice, di togliere quest'atto oggi e riportarlo con meccanismi ovviamente corretti. Questo non è un compito mio, è un compito della maggioranza che si deve prendere le proprie responsabilità, però la capogruppo io penso che sia utile, anche perché comunque sia si riesce a capire come si può arrivare ad un passaggio chiaro. Mi viene anche da dire che appunto i costi di gestione voglio dire sono un palliativo per questo argomento rispetto a tante altre situazioni. Cerchiamo di capire se è un discorso, cioè a me per votare quest'atto o non votarlo, perché mi viene appunto da astenermi in virtù del fatto che è un problema che a Fratelli d'Italia fino a un certo punto non riguarda l'atto politico, nel senso che noi non l'abbiamo votato l'altra volta, quindi è un discorso che viene fatto tra il PD e 5 Stelle, vogliamo dare il nostro contributo, però deve essere chiaro, sospensione, si verifica e se c'è accordo si porta avanti tranquillamente, se no si vota quello che si deve votare. Prego, consigliere Stelitano. Grazie signor Presidente, devo farle i complimenti per la conduzione dell'Aula, lo conduce in maniera equilibrata, ne abbiamo bisogno in quest'Aula. Grazie signor Presidente, allora signori colleghi, no, io volevo portare anch'io un contributo questa mattina a questo argomento che io naturalmente non facendo parte di questa commissione e non avendo letto la convocazione in tempo utile non sapevo di questo argomento, ma l'argomento lo conosco benissimo perché è un argomento importante, l'abbiamo discusso in parecchie commissioni nelle consigliature precedenti. Allora, innanzitutto queste casette a Roma ci sono 60 e queste 60 sono state scaturite da una conferenza nazionale dei sindaci, no, di 4 consiglieri del municipio, e per avere una casetta al municipio bisogna informarsi ad Ato 2 e bisogna pregare Dio che te la danno, perché questa era un'immagine che volevamo dare alla città. A posto la vecchietta andare, o mia nonna, o mia suocera, o mia cognata, che vanno a fare alla fonte a Capannelle a prendere l'acqua, no, la prendono lì. Anche perché attenzione che se non la mette alla CEA, ancora pubblica, perché è stato fatto un referendum, è stata fatta delle battaglie, fatta delle lotte, perché rimanesse pubblica, perché ricordo che c'era qualcuno che qua se la stava regalando a qualche imprenditore magnante di questa città, che tiene le fila del paese. Fortunatamente i cittadini si sono ribellati e abbiamo votato no. E abbiamo bloccato la vendita dell'acqua pubblica a qualche personaggio.
Allora, era un'opportunità di immagine che diminuivano le forniture di plastica in mare, perché non so se avete visto qualche servizio televisivo di quanta plastica, isole di plastiche nel mare ci sono, e perciò noi dobbiamo prevenire che curare. Detto questo, e finisco, perché questo argomento secondo me andava discusso in commissione invitando Ato 2, perché si chiama la CEA, noi abbiamo questo argomento, vogliamo svilupparlo, ci spieghi quali sono i pro e i contro, quali sono, vogliamo mettere uno in periferia. E poi perdonatemi, io vorrei pregarvi a tutti i consiglieri che fanno parte della commissione, ma naturalmente al presidente della commissione, di farsi un giro nei territori. Le fontanelle su 10, 4 sono rotte, 4 perdono, ed è importante che ci sono queste fontanelle perché puliscono le fogne, arrivano i topi. Pulendo le fontanelle, pulendo le fogne, si evitano la presenza di eccessivi topi. Perciò nel nostro municipio viene erogata solamente 300 litri a Fiortefiocca. Io, insieme al mio amico Cristiano, quello che le installava, la scorsa consigliatura, volevo metterla anche qui, davanti al municipio. Poi ne usufruiva la Presidente Fantino, e io per far dispetto alla Fantino avrei fatto di tutto. Perciò capite che, e speravo che in questa consigliatura la mia amica consigliera Vidrotti avrebbe dovuto inaugurare quella, invece ci è capitato quello che è capitato, che tutti sanno, e invece questo problema adesso ce l'abbiamo, che dovevamo risolvere in maniera diversa. In maniera diversa è un'opportunità, anche perché se no arriva un privato e le mettono loro, e a posto di pagare 3 centesimi, quanti è? 300 euro l'anno, le spese di quanto può costare l'elettricità, si spendono 300 euro l'anno, meglio prevenire che curare. Grazie. Grazie a lei, altri interventi? Prego, consigliere. Grazie Presidente. Allora, ci sono due filoni da intraprendere per discutere di questo atto. Il primo, come parzialmente, anzi come detto già abbondantemente da interventi precedenti, uno è politico, l'altro è più tecnico, anzi meglio economico. Sul lato economico ci sono dei costi che sono ormai chiari, sono i 30.000 euro dell'installazione, altri costi di gestione, eccetera. Questi dati che il cittadino non percepisce subito, perché per lui l'acqua è gratis, però i costi sono sottesi, sono dietro altri 1.000 rivoli, sono tra l'altro già giustificati e chiariti da CEA in commissione comunale competente, credo di gennaio, è stata tutta a verbale della commissione, in cui ACEA 2 è stata udita e ha detto quelle cose che sono descritte nell'atto. Quindi su questo lato qui diciamo che siamo confortati, sull'altro meno, perché dal punto di vista politico, oltre al mancato taglio del nastro di inaugurazione poc'anzi, però è andata in altro modo, quindi ce ne facciamo una ragione. Sul lato politico insiste un referendum dei cittadini che implica per l'appunto la fruizione dell'acqua gratuita, cioè in quanto bene pubblico. Allora bisogna capire se ACEA, che per maggioranza c'è naturalmente il pubblico al 51%, per la restante parte ovviamente privata, questi costi tra l'altro non sono neanche molto qualificabili, perché ACEA 2 è stata, cioè su alcuni costi è stata piuttosto chiara in commissione comunale, su altri è stata piuttosto vaga. Quindi è per questo che va in direzione intanto la modifica proposta e che prima ha esplicato il consigliere Tosatti, e secondariamente perché evidentemente c'è un ulteriore studio da fare a riguardo, è per questo che chiediamo nuovi approfondimenti, perché la questione non è chiara, perché sembrerebbe che ci siano altri costi di natura privata che andrebbero contro invece il volere dei cittadini per il referendum dell'acqua poc'anzi citato. E l'altra questione invece è che ha ragione chi mi ha preceduto, esiste una conferenza dei sindaci legati al territorio dove
dove agisce Acea Auto 2, e questo giustifica esattamente, quindi ringrazio il consigliere che mi ha preceduto, cioè giustifica la velocità di questo atto, perché questa nuova conferenza sarà la settimana prossima. L'ultima volta che si è parlato di questo argomento è stato 2-3 anni fa, come anche detto non solo in commissione, come anche ribadito in capigruppo quando si è messo questo atto in calendario. Si è deciso di fare quell'accordo quadro di più o meno 3 milioni di euro per l'installazione di un tot, decine, quasi 60 credo, di casette dell'acqua in giro per il territorio per un costo milionario. Ora, va in questa direzione anche la modifica proposta, e cioè Acea non ha specificato per esempio nella commissione capitolina, ed è per questo che noi abbiamo fatto questa modifica alla risoluzione, cioè ad esempio sulla rimozione della casetta dell'acqua, sui costi della rimozione, chi li paga? Cioè li paga Acea parte privata, Acea parte pubblica, oppure li paga il comune a prescindere? Questa è una cosa non chiara. Se la rimozione ci costa più di quanto è la gestione della stessa casetta, che facciamo? Per questo per questo noi richiediamo ancora un'analisi di questi costi. Fermo restando che politicamente invece c'è da questo punto, siamo contrari alle nuove installazioni finché non vengono chiariti questi costi che sono tra virgolette sotterranei, più quelli che già conosciamo, come ad esempio 30.000 euro per l'installazione. Quindi quando il sindaco Virginia Raggi la prossima settimana incontrerà in questa conferenza gli altri sindaci, incontrerà Acea Auto 2, noi chiediamo con questo atto che intanto si stralci tutta la parte relativa al nuovo impegno economico per le nuove casette. Come avete notato, perché è emerso anche in commissione, questo l'abbiamo tratto, sulla possibilità di mantenere quelle attive, dietro ovviamente che cosa? Un controllo più specifico, un controllo dal punto di vista economico naturalmente. E anche un controllo dal punto di vista proprio della filiera che ha portato alla creazione delle casette dell'acqua. Intanto Acea da chi si è rifornita? Chi ha fatto queste casette? Chi le ha fornite? Quindi c'è tutta una filiera dietro che ancora ci risulta chiara. Quello che risulta chiaro è che c'è un rischio per i cittadini per una spesa potenziale che non è poi così del tutto irrilevante, ecco, perché parliamo sempre di milioni di euro, certo sta in bolletta, certo sta in energia, certo sta in installazione, però ecco, finché Acea su questo non si esprime chiaramente, dobbiamo andare in questa direzione qua. Politicamente noi siamo contrari alle nuove installazioni, è vero che i consiglieri Coi e Lozzi nella passata consigliatura hanno votato a favore, non sapendo questi nuovi dati, non conoscendo probabilmente gli studi parlamentari che si stanno effettuando proprio in questi mesi, senza contare che l'atto, che era una mozione, neanche una risoluzione, prevedeva anche altre cose su cui c'era naturalmente possibilità di condivisione. Su questa nel particolare invece si sta chiedendo all'Aula di esprimersi in questa nuova maniera, perché per i cittadini è un rischio, perché c'è un referendum che insiste, perché Acea non ce la racconta bene. C'è detto questo, tornando all'oggetto, c'è dato che poi questi nuovi controlli in realtà, se andranno a confermare quanto già pensiamo, quanto già assunto per vie brevi, quanto già detto parzialmente da Acea Auto 2 in commissione capitolina, quindi andrà a confermare questi costi eccetera, dovremo secondo me poi procedere anche con la rimozione di quelle esistenti, fermo restando che finché questo dato ufficiale non ci sarà, per questo che abbiamo fatto questa modifica, siamo ben consci politicamente di non dare spazio alle nuove installazioni, però e attendere questa verifica per la rimozione, e questo secondo noi è quello che dovrebbe anche dire il sindaco la settimana prossima nella conferenza di Acea Auto 2, per tutelare proprio non solo i cittadini ma anche il referendum che è stato votato dai cittadini. Quindi andando all'oggetto, in realtà si parla di controlli e rimozione di quelle già di quelle già installate, quindi secondo me l'oggetto non va neanche modificato, poi se l'aula ha dubbi si può, dopo controlli si può aggiungere eventuale rimozione, però per me la questione è già chiara.
perché si parla di controlli e rimozione, quindi prima si controlla e poi si rimuove. Se l'Aula vuole aggiungere eventuali, ad aggiungere una parola non abbiamo nessuna difficoltà, il senso è quello che ho esplicato. Grazie. Grazie consigliere, altri interventi? No, non vedo. Prego consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, c'è qualcuno che ha il mal di pancia? Allora, niente, volevo sottolineare un po' di cose, ho preso un po' di appunti nel frattempo, così almeno mi, diciamo, ho modo anche di avere un po' il quadro della situazione. Mi riallaccio come ultima cosa al consigliere che mi ha preceduto, che effettivamente è vero, i nostri consiglieri hanno votato, però hanno votato anche in funzione di una risoluzione che non aveva dei costi ben precisi, tant'è vero non li sappiamo neanche oggi, perché se uno li sapesse poteva dirlo tranquillamente anche in questa sede, invece non si sanno neanche allo stato attuale. Quindi questo è una riprova del fatto che forse sì, è vero, forse c'è stata troppa fiducia in un'amministrazione che non andava data fiducia. Allora, bisogna dire anche un'altra cosa. Noi abbiamo modificato questa risoluzione perché ci sembrava giusto, per non fare proprio gli stessi errori che sono stati fatti nel passato, dare la possibilità di analizzare prima i costi. Così si analizzano i costi, non ci sono problemi o ci sono problemi, in funzione di questo si prendono delle decisioni. Quindi per non ricadere proprio negli stessi errori fatti nel passato dalle scorse amministrazioni. Detto questo, c'è da premettere una cosa, che quando fu presa questa decisione avveniva proprio subito dopo un referendum. Ora, io la trovo un po' una furbata politica. Perché? La furbata politica sta nel momento in cui c'è il fatto della privatizzazione e mi si presenta una pseudo, perché non sapendo i costi, ripeto, non sapendo i costi, non sapendo chi aveva l'appalto, se era un subappalto, se era di una privatizzata, questo non lo sappiamo. Quindi noi possiamo dire benissimo che allo stato attuale io sembra che do l'acqua pubblica. Di fatto, se ha un costo, non lo è. Si chiama privatizzazione. Se così fosse, analizzando i costi, si chiama privatizzazione dell'acqua, che va contro un referendum che ha votato il cittadino. Allora, bisogna capire che poi ci sono altri tipi di problematiche, ecco perché comunque, dicevo, è una furbata politica, potrebbe anche esserlo, ma dobbiamo andarlo ad analizzare. Scusate, bevo un goccio d'acqua. È pubblica questa, sia tranquillo che è pubblica. Allora, le dico, in più ci sono le manutenzioni. Le manutenzioni devono essere fatte, perché se queste non avvengono, ci sono dei filtri. E i filtri, se si sporcano, sono un cumulo di batteri. Ora bisogna capire se questa manutenzione pure viene effettuata, perché se non metto anche a rischio la gente che va a prendere l'acqua. E questo consiglierei anche ai consiglieri dell'opposizione di stare attenti ad andare a prendere l'acqua là. Detto questo, le fontanelle, è vero, ci sono 4 fontanelle rotte. È qui che mi riallaccio. Se ci sono delle fontanelle rotte, 4 fontanelle rotte, come diceva il consigliere, sarebbe ancora più grave, perché non c'è manutenzione là, vogliamo mettere la manutenzione dove c'è il rischio alla salute veramente, che ci sono questi filtri? Allora, se, come dice il consigliere, e poi lo correggo perché non pulisce le fogne ma le caditoie, va bene, ma questo è un altro dato. Le fontanelle sono importanti, proprio in funzione di questo,
vanno a mantenere la pressione costante, puliscono le catitoie. Quindi, giustamente, se noi andiamo a levare queste casette, andiamo a ristabilire anche un certo servizio che riguarda anche la pulizia delle catitoie e quant'altro. La cosa che più mi lascia perplesso è, come dicevo prima, la furbata politica. Perché? Perché, ripeto, anche oggi, allo stato attuale, si cerca di spingere su questo senso. Non è chiara la situazione. Per questo noi chiediamo una chiarezza, analizzare i costi dettagliati per non far andare questi costi nelle tasse degli italiani e dei romani. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Prego, consigliera Biondo. Grazie Presidente. Il consigliere che mi ha preceduto testimonia quello che prima i nostri colleghi hanno supposto, ovvero che forse questo atto è stato portato in consiglio non solo con troppa fretta, perché magari i tempi di cui ci accorgiamo noi consiglieri di opposizione invece nascondono delle notti di studio matto e disperatissimo, e invece mi sembra che non sia così, perché l'ammissione di colpa dei costi non li sappiamo, voglio citare testualmente perché anche l'italiano è importante, mi sembra che appunto testimonino il fatto che noi oggi stiamo discutendo in modo quasi velleitario un atto di cui sappiamo poco, di cui non abbiamo interrogato ACEA, di cui ancora in questo consiglio ci chiediamo se i costi della manutenzione dei filtri e della ricarica della nitride carbonica per l'acqua frizzante siano a carico dei cittadini o di ACEA stessa. Su questo molto umilmente voglio dare un'informazione certa: i costi di manutenzione sono a carico di ACEA, non sono a carico della bolletta dei cittadini di questo municipio e di questa città. Ecco, c'è così tanta confusione, dovuta anche appunto al fatto che l'atto è stato modificato, che ognuno adduce, diciamo, le sue motivazioni rispetto a questo, che noi vorremmo, proprio perché è un tema molto importante sul quale i cittadini di questo paese si sono espressi in modo non equivoco, che si avesse più rispetto di quest'Aula, perché, come ci ricordano sempre i nostri colleghi, noi per essere qui veniamo pagati e non possiamo fare delle discussioni filosofiche su ciò che pensiamo sia più giusto o ciò che pensiamo possa essere a carico di qualcuno. Noi abbiamo il dovere di sapere con certezza cosa è a carico dei cittadini, cosa è a carico del comune, quanto costa questo servizio, quanto si potrebbe risparmiare eliminando questo servizio. Noi pensiamo che non solo si risparmi avendolo questo servizio, e quindi nel merito siamo assolutamente contrari a questa risoluzione, proprio per quello che diceva prima il consigliere Ciancio, un risparmio non solo nei consumi, perché appunto si evita di comprare casse di acqua da parte dei cittadini, ma anche un risparmio dal punto di vista ambientale. Non solo, dicevo, siamo contrari, ma pensiamo anche che oltre alla questione economica ci sia una questione sociale di cui tenere conto, perché avete detto bene voi, purtroppo non in tutte le case dei cittadini del nostro municipio l'acqua che scorre è bevibile, e allora in alcuni quartieri e soprattutto per alcune fasce della popolazione, e su questo vi invito ad andare a vedere i dati, per questo sarebbe importante, quando discutiamo di queste cose, avere discusso con qualcuno che, scevro da valutazioni di tipo politiche, ci possa spiegare in questi anni, a seguito di un monitoraggio di questo servizio, quali sono stati gli esiti. Ecco, in alcuni quartieri e per alcune fasce della popolazione questo è stato un servizio utile, perché i pensionati, le persone con un reddito sotto la soglia, per cui anche comprare le casse d'acqua alla fonte Egeria è un costo e una spesa rilevante nel bilancio mensile, avevano questa possibilità. Ecco, queste persone non le abbiamo
non le abbiamo invitate, non le abbiamo chiesto se toglievamo un servizio importante. La CEA non l'abbiamo interpellata, le statistiche e l'ufficio statistico del Comune di Roma non l'abbiamo interpellato. Sui costi mi continuate a dire che non li sappiamo, sulla base di che cosa noi oggi stiamo discutendo quest'atto in consiglio. Modificate pezzi importanti, perché non sono emendamenti che riguardano virgole o parole, ma che riguardano la sostanza, e quindi significa che siete arrivati questa mattina non avendo chiaro che cosa volevate. Allora, probabilmente l'unica cosa su cui mi trovo d'accordo, per cui si poteva, diciamo, avere fretta nel discutere quest'atto oggi, è l'ultimo punto in cui chiedete alla sindaca, nella prossima conferenza, di occuparsi di questo tema, ovvero di porlo all'attenzione della conferenza dei sindaci, ma per valutare veramente che tipo di servizio è. Oggi noi non abbiamo capito se su questo c'è stata una valutazione, mi sembra di no. Mi sembra oltretutto che ognuno di voi che ha fatto un intervento abbia, diciamo, un'interpretazione diversa di questo, e soprattutto è veramente, però questa cosa mi fa piacere, perché come diceva il consigliere Giuliano, ci si può ricredere, forse è sintomo, diciamo, di intelligenza, ma che oggi in questo consiglio adesso votiamo di eliminare le case dell'acqua pubblica, quando avete fatto anche voi una battaglia per quel referendum, e tra poco chiederemo di garantire un servizio per le vaccinazioni, quando invece avete votato contro l'obbligo di vaccinazione in questo comune. Allora, o questo è paradosso, oppure significa che piano piano, incontrando le persone, i problemi, e rendendovi conto che avete una responsabilità, qualcosa anche rispetto alle linee programmatiche, che meno male non sono la Bibbia, non sono la legge, ma si possono modificare, anche nelle linee programmatiche del Movimento 5 Stelle qualche cosa che non andava forse c'era. Grazie. Grazie consigliere, altri interventi? Prego consigliere. Grazie presidente, vicepresidente. Allora, io volevo fare giusto un po' di chiarezza su questo atto, riportare un attimo la discussione ai fatti oggettivi scritti nero su bianco. Allora, stiamo parlando di casette dell'acqua, casa dell'acqua, quindi delle installazioni Nasoni tecnologici, Nasoni high tech. Ricordo che a Roma ci sono decine, centinaia, migliaia di nasoni, che sono anche un elemento caratteristico del paesaggio cittadino, diciamo, della cultura anche della città stessa di Roma. Il lato, diciamo, innovativo delle casette dell'acqua è che esce acqua frizzante non naturale, perché esistono, diciamo, viene gassificata con apposite bombole che vengono inserite all'interno periodicamente. Ok, quindi stiamo parlando quindi di acqua pubblica. Che cosa vogliamo dire con l'acqua pubblica? L'acqua pubblica significa che non vi deve essere un profitto dalla erogazione del servizio, come naturalmente potrebbe essere in un qualsiasi altro servizio. Ecco, per l'acqua, perché la maggior parte degli italiani lo ha deciso, non deve essere così. Se il servizio, se a me installare o portare la bombola del costa X, io non devo farci un ricarico, ovvero non devo, diciamo, trarre profitto dall'acqua. Questo significa acqua pubblica, non che viene data al pubblico naturalmente. Come dicevamo, il concetto di rimozione è stato rivalutato, perché chiaramente ci sarà questa conferenza a breve, quindi vogliamo essere certi di avere tutte le informazioni. In quest'aula abbiamo sentito che anche l'opposizione non ha dati, non ha informazioni, e quindi io trovo che il testo di questa risoluzione, così come modificato, vada proprio in questo senso, vada proprio a soddisfare l'esigenza di tutti i consiglieri, quindi di tutta l'Assemblea. Infatti leggo che nella modifica che abbiamo, diciamo, apportato, la risoluzione chiede che la sindaca verifichino i costi di gestione delle case dell'acqua, affinché gli stessi non violino i principi dell'acqua bene comune,
sanciti dai quesiti del referendum. Qualora si dovesse rilevare che tali costi non siano commisurati al servizio erogato, o svantaggiosi per i cittadini, provveda alla rimozione. Quindi abbiamo inserito una condizione, perché rimuoverli così, tu curt, senza avere dati certi, ok, poteva essere un po' velleitario. Benissimo, allora abbiamo inserito questa, modificato, no? Questa parte della risoluzione, inserendo una condizione che mi sembra una cosa ragionevole. Monitoriamo, verifichiamo quali sono i costi effettivi per averne certezza, anche se noi presupponiamo che ci possano essere delle situazioni poco vantaggiose, dopodiché poi provveda alla rimozione qualora questi costi non siano, diciamo, commisurati o comunque svantaggiosi. Quindi non trovo nulla di, diciamo, di strano in questa modifica. Abbiamo semplicemente, come dire, aggiustato un po' il tiro. Il testo della risoluzione, secondo me, concordo con quanto diceva il consigliere Guido, può rimanere, perché comunque è una rimozione sotto condizione eventuale, vogliamo mettere eventuale, potremmo fare anche così. Ecco, io invece sulla questione di queste case dell'acqua direi che sono solo due, e trovo che la distribuzione dell'acqua pubblica non sia basata su queste casette, piuttosto sui nasoni. Allora concentriamoci su quelle, concentriamo sulla valorizzazione di questo bene che, ripeto, è anche un decoro urbano, concentriamoci sulla loro manutenzione, concentriamoci sull'efficienza di questi impianti, ok? E sulla manutenzione della rete idrica. Quindi i soldi devono essere spesi dove ce n'è più bisogno, dove le priorità, bisogna ragionare su priorità. Questo è il senso di questa risoluzione, andando all'essenza del senso dell'atto stesso. Quindi io non capisco, se dietro tutti i discorsi sentiti ci sia un contrasto dovuto ad altre motivazioni, ma a me sembra abbastanza chiaro. Abbiamo delle casette, non sappiamo, con dei costi che non ci sono chiari, vogliamo sapere, visto che comunque hanno una loro manutenzione che non è quella del nasone, naturalmente, perché abbiamo detto ci sta la parte tecnologica, sia la corrente, ci sta il rifornimento di gas per renderle frizzanti, eccetera. Allora vorremmo capire semplicemente, e vorremmo farlo chiedere nella sede opportuna, che non è la sede municipale, è la sede comunale, perché le casette sono a livello comunale e poi provinciale oltretutto. Vorremmo che la sindaca approfondisse, quindi vorremmo che approfondisse in modo preciso sui costi, e per essere certi che essi non siano poi elevati e soprattutto non vadano a ricadere sui cittadini con una forma di profitto collegato. Tutto qua, quindi mi sembra che quest'atto non... anzi io mi meraviglio che ci sia stata tutta questa discussione e non sia stata una, un accordo già in nuce dell'atto stesso. Pertanto io darei suggerimento di soffermarsi un attimo anche sulla modifica e valutare, vorrei che tutti i consiglieri valutassero se quello che noi chiediamo sia veramente così fuori dal mondo, se invece si tratta di un atto conseguenziale in qualche modo ad di buonsenso, un atto di buonsenso che possa aiutare tutti noi a comprendere e cittadini a comprendere cosa ci sia dietro queste casette. Se poi costa poco, non richiede, non ci sono costi occulti, possono rimanere quelle già esistenti, ma noi vorremmo puntare piuttosto sui nasoni che hanno, ripeto, una valenza anche culturale della città. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Prego consigliere. Grazie presidente,
Buongiorno colleghi. Devo dire che negli anni passati mi sono occupato molto di acqua, molto prima di questa, diciamo, intrapresa attività politica. Mi sono occupato di acqua per tanti motivi, sia come trattamenti industriali, sia come fruizione di un alimento necessario e primario. È stato parlato prima di una impossibilità da parte dell'utenza di usufruire dell'acqua pubblica per aspetti legati a vari inquinamenti, a varie diciamo, distorsioni di questa acqua pubblica. Senza fare speculazioni politiche, senza fare illazioni politiche, c'è da dire che quando ci fu il problema degli acquedotti Arzial nella zona di Roma Nord, abbiamo saputo i dati per quanto riguardava l'inquinamento di arsenico all'interno dell'acqua romana dai sindaci della provincia di Roma. Non abbiamo potuto sapere i dati di questo inquinamento dalla nostra amministrazione capitolina, perché l'amministrazione, non so per quale motivo, se ne era dimenticata di tirarla fuori da un cassetto, l'aveva chiuso in un cassetto questa pubblicazione e non la faceva sapere a nessuno. Quindi questa cosa qua chiaramente deve essere improntata al concetto di salute pubblica come trasparenza, come notifica, pubblicazione degli atti che costantemente ACEA svolge dai 1500 ai 2000 prelievi al giorno di acqua per il controllo. Questo è un dato che bisognerebbe saperlo perché è importante. E quindi il discorso è semplicemente uno: noi dobbiamo puntare al servizio pubblico per tutte le fasce della nostra popolazione cittadina, quelle che possono andare a prendersi l'acqua con la macchina e quelle che non possono andare a prendersela. Allora, noi vogliamo benedire le casette dell'acqua. Vi prometto che quando furono sponsorizzate, pubblicizzate queste casette, anch'io ne ero abbastanza entusiasta perché mi piace l'acqua trattata in una certa maniera, vabbè, gassificata, raffreddata e via discorrendo. Però questo è un servizio che va al di là del servizio primario della fornitura di acqua, è un servizio secondario, un servizio di seconda specie, insomma, ecco. Perché dico questo? Perché l'unica differenza che c'è fra l'acqua delle casette e questa acqua qua che ci ha fornito gentilmente il nostro amico Lello da bere e che prende dal rubinetto del nostro servizio è soltanto il raffreddamento e l'anidride carbonica. L'unica differenza è questa, non c'è altra differenza. I filtri che vengono adottati per depurare l'acqua sono filtri meccanici, non sono filtri di ordine fisico o chimico di altro genere. Non fanno una depurazione chimico-fisica dell'acqua, fanno una depurazione meccanica, cioè del particolato grosso, delle scorie di ruggine che si distacca dalle tubazioni. Questo è soltanto semplicemente il lavoro che fa questa casetta. Quindi io direi che tutti i soldi che vengono spesi, abbiamo sentito mediamente dai 30.000 ai 50.000 euro per installare una casetta dell'acqua, tutti questi soldi che vengono spesi e poi successivamente i soldi che devono essere investiti per la manutenzione di questi impianti dovrebbero essere spesi per l'informazione pubblica, per far capire alla gente che bisogna bere l'acqua pubblica e non bisogna prendere l'acqua che compriamo nelle bottiglie, ma non perché vogliamo fare una coercizione dell'imprenditoria privata, ma perché l'acqua pubblica è molto più sana e molto più salutare di quella che noi possiamo comprare in qualsiasi supermercato o addirittura in farmacia. Sapete quelle acque speciali che vengono vendute in farmacia che costano svariati euro a bottiglia, no? Anche quelle sono acque che bisogna andare a vedere poi se effettivamente hanno tutte quelle proprietà che ci danno, perché
i loro rapporti addirittura sono rapporti che derivano da analisi fatte da università a cui viene commissionato questo rapporto di anni prima, 4-5 anni precedentemente. Quindi noi sappiamo bene che l'acqua scorre quotidianamente nel nostro terreno, scorre quotidianamente diciamo nel nostro territorio, e quindi potrebbe avere delle variazioni chimico-fisiche estreme da un giorno all'altro. Quindi queste analisi che vengono fatte periodicamente su queste bottiglie qua, su queste acque qua, sono analisi, diciamo, da un punto di vista merceologico attinenti, da un punto di vista chimico-fisico non sono molto attinenti. Quindi la mia protezione è questa: l'acqua che abbiamo noi a Roma è un'acqua che ci fa considerare fortunati di averla. Trattiamo bene quest'acqua, facciamo in modo che quest'acqua sia fruibile a tutta la cittadinanza in maniera completamente non gratuita, perché anche il servizio del nasone, quello che troviamo per strada, non è, neanche quello è gratuito, perché anche quello richiede una manutenzione, richiede tutto a un costo, tutto a un costo. L'importante è sapere che questi costi sono rivolti al servizio verso la cittadinanza o sono rivolti alla, diciamo, all'accantonamento dei capitali di qualche società o qualche azienda che si appropria dei servizi pubblici. Con questo concludo, vi ringrazio. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni? Altri interventi? Bene, allora passiamo alla dichiarazione di voto. Prego consigliere. Allora, abbiamo visto che ritirare non se ne parla, sospendere non se ne parla, il problema che ha Fratelli d'Italia nel votarlo è che non si capisce che cosa chiede il Movimento 5 Stelle, perché prima arriva la proposta di risoluzione che chiede semplicemente di non consentire l'installazione di ulteriori casette, poi proprio oggi durante il Consiglio arriva un secondo punto del risolve. E si chiede, arriva un secondo punto del risolve, o meglio si sostituisce il secondo punto del risolve con verifichi i costi di gestione delle case dell'acqua. Questa cosa è qualcosa che possono fare anche semplicemente i consiglieri, che hanno la possibilità di fare degli accessi agli atti e dovrebbero leggerlo nel regolamento, procedendo con degli accessi agli atti sia per quanto riguarda gli atti del municipio ma anche delle municipalizzate. Quindi noi oggi che cosa facciamo? Chiediamo alla Presidente del Municipio e alla sua Giunta di verificare i costi di gestione, cioè di fare un accesso agli atti, di verificare i costi, cosa che poteva benissimo essere fatta in una commissione con un ulteriore approfondimento. Quello che dispiace è che è emerso, ma che non è successo solo in questa precisa situazione, è che si porta con molta fretta un atto, ci si mettono 10 minuti per licenziarlo nelle commissioni, dopodiché si viene in consiglio e si modifica. Allora o si porta un atto che è un atto completo, un atto su cui la maggioranza chiede il voto ed è una maggioranza convinta di quello che porta, perché l'impressione che hanno anche i cittadini, sapendo che nell'arco di pochi giorni si è anche cambiato il risolve, cioè si è cambiata la richiesta di quello che vogliamo sapere, è una totale confusione. Noi dobbiamo portare degli atti che siano coerenti, che siano compiuti, che siano precisi. Non si può prima chiedere una cosa, poi arrivare in consiglio e chiederne un'altra o modificare addirittura il risolve. Cioè noi stiamo modificando, cioè la maggioranza ha portato, e chiudo perché ho questi 3 minuti, la maggioranza ha portato un atto con cui chiedevano qualcosa. Oggi arriviamo in aula e la stessa maggioranza che ha proposto quel qualcosa ne chiede un'altra, lo sostituisce. È una cosa che c'è un po' forse di confusione, bisogna essere più chiari su quello che si vuole, perché le sostituzioni così è ovvio che avete la maggioranza e vi potete votare quello che volete, ma cioè, non si capisce da che parte si sta andando. E chiudo dicendo una cosa, parte l'atto non chiaro e questo l'ho detto. Allora, la questione dell'acqua è un tema centrale. Le casette dell'acqua hanno veramente soddisfatto tanti cittadini e sono stati un enorme successo per la cittadinanza. Abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato per 1 ora e mezza, ma la maggioranza ad oggi
ancora non ha portato in aula un atto che riguardi la questione acqua e la mancanza di acqua in interi quartieri del nostro municipio, perché l'acqua è pubblica, quello che volete, ma dobbiamo mettere le persone in condizione di usufruirne. Noi abbiamo abitazioni oggi nel nostro municipio a cui non arriva. Sto facendo la dichiarazione spiegando perché questo atto è invotabile praticamente, ed è invotabile per il motivo che ho detto prima e perché non si occupa purtroppo delle reali esigenze dei cittadini che oggi... Consigliera, cortesemente concluda. Lei ha ragione, ma se loro mi dicono quello e voi mi dite un'altra cosa, io non riesco a concludere un discorso. Comunque, detto questo, è evidente come la maggioranza ad oggi non è, ha un po' di confusione, non è firmata da tutti, mentre le prime risoluzioni, i primi atti erano firmati da tutti. Questo ci fa venire qualche sospetto, Presidente, e ce lo fa venire anche perché è giusto che ridiate. No, è giusto che ridono, però chiedo un comportamento... Ha ragione, chiedo però un comportamento corretto in sì. Guarda. Per cortesia, non è un dibattito, esatto. Cortesemente. Sì. Ma che 15 adesso minuti? Adesso la consigliera cortesemente... Concluderà, però se adesso rispondere, io chiedo la stessa consigliera, mi scusi, che porta a voi. Comunque, abbia pazienza, sono scaduti. Vediamo una maggioranza confusa, non voteremo l'atto perché è un atto che non ha senso e non si sa in quale direzione sta andando. Grazie. Quindi astensione, giusto? Grazie. Prego, altre dichiarazioni? Prego, consigliere Toti. E assistito a una discussione veramente, voglio dire, che mi ha molto stupito rispetto a un tema così importante, rispetto anche a quello che è stato votato. Io non c'ero in questo consiglio negli ultimi 3 anni, quello che si è votato nel passato in questo consiglio municipale, dove più di un consigliere ha detto allora non si sapevano i costi, però nonostante non si sapessero i costi si è votata una risoluzione. I costi, questo è un intervento che ha fatto un consigliere 5 Stelle, i costi, no, l'appunto sulla vecchia maggioranza lo faccio io, non ha fatto 5 Stelle, però allora non si sapevano i costi non si sanno neanche oggi. Analizziamo i costi e poi prendiamo le decisioni. Io apposta ho chiesto il ritiro di questa risoluzione. Qui qualche altro consigliere di maggioranza ha detto vediamo, verifichiamo, facciamo verificare alla Presidente, facciamo verificare al Comune, ma io penso che prima di ogni cosa dovevamo verificarlo noi in commissione. Si è fatta una commissione, si sono dette delle cose, oggi si cambiano parzialmente quelle cose che erano state decise in commissione. Io dico che i nasoni sono Roma, ma il nasone evoluto, la casa dell'acqua, è gradito ai cittadini, perciò quando noi parliamo di costi, dobbiamo parlare ed esaminare, e in questo anche la Commissione, non delegando sempre il Comune di Roma, ma anche perché siamo un municipio di 310.000 abitanti, siamo un municipio di 20.000 abitanti, perciò voglio dire abbiamo delle grosse responsabilità rispetto a questo. Io penso che la Commissione doveva incontrarsi con Ato 2, capire, sentire e capire il gradimento dei cittadini che c'è rispetto a questo, perché non dobbiamo tante volte pensare alla differenza del costo 0,1 centesimi per il cittadino del municipio che pagherà. Consigliere Toti, concluda per favore. Però scusami, e perciò ecco, rispetto a questo io ribadisco il voto contrario, dato che non c'è stata non c'è stato il ritiro della risoluzione, il voto contrario di Alternativa Popolare, che ribadisce l'utilità delle case dell'acqua.
Grazie. Altre dichiarazioni? Il consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Solo velocemente per dire che naturalmente noi continueremo a votare sempre, non voteremo gli atti per una questione di principio formale che abbiamo espresso in più consigli, cioè la regolarità degli assessori. Ma io mi domando, visto che sarà cambiata questa risoluzione con due emendamenti formulati dalla stessa maggioranza, io inviterei a ritirarla. Poi non ho capito, manca una firma di uno degli estensori della risoluzione, cioè il Presidente dell'Aula, la Zitoli, non ha firmato i due emendamenti, per cui sappiamo bene che un atto che viene modulato e riformulato in Consiglio deve avere la firma di tutti gli estensori. Quindi io dico, quindi li azzeriamo questi emendamenti oppure chiamiamo la Zitoli da Montepaone, no, dal paesino in cui sta in vacanza per farla firmare? Mi sembra che questa situazione l'avete analizzata? Quindi ha inviato mail con l'assenso. Quindi possiamo accettare mail con l'assenso. Benissimo, questa era una novità che noi non abbiamo preso in considerazione, perché la mail sarà certificata. Una mail da dove arriva? Non penso ci siano mail nel paesino mio corregionale da cui ci può scrivere la Zitoli, però è una prassi che abbiamo sperimentato in questo consiglio ora. Cortesemente. Quindi, non è un dibattito, le manca un minuto. Lo dico io, un minuto, grazie. Per dire che intanto il punto 2, ne discuteremo dopo dell'emendamento a parte rispetto alla risoluzione, quindi questo, il voto su che cos'è se non discutiamo prima gli emendamenti uno per uno? Ci sono emendamenti, sono modifiche. Sono modifiche, quindi votiamo insieme le modifiche. Però la prego di concludere perché ha terminato il tempo a disposizione, grazie. Si vota tutto a blocco con queste due trasformazioni di una risoluzione che secondo me diventa ingiusta nei confronti dei cittadini che dovrebbero spendere 0,33 l'anno per avere la casetta dell'acqua, 0,33 euro a conteggi fatti a cittadino l'anno. Questo era quello che un semplice calcolo si poteva fare per dire è vantaggioso o svantaggioso. Quindi su questa spesa noi leveremo la possibilità a delle persone che invece cercavano di comprare l'acqua, c'è chi non se la può permettere, dovranno comprare acqua minerale, daremo, come dire, quest'altra bellissima notizia ai cittadini, daremo questa bella notizia invece ai commercianti che potranno vendere a 0,45 al litro le bottiglie d'acqua Oliveto e così via dicendo, perché non in tutte le zone l'acqua ha un tasso. Consigliere, la invito a concludere, grazie. Quindi non è bevibile in alcune zone di Roma, per cui comprano l'acqua minerale. Proprio per questo lo diremo ai cittadini, e se i cittadini valuteranno che eliminare queste casette è una scelta oculata, bene per voi. Io invito di nuovo a ritirare l'atto, perché in questa formula e con questo risolve non è compiutamente risolto l'aspetto della convenienza economica. Per questo motivo e anche per l'altro il PD rigetta questo atto alla maggioranza, invitandola a cambiarlo e a ritirarlo. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Giannone. Sì, grazie. Dunque, intanto dichiaro che il gruppo Movimento 5 Stelle voterà a favore sia dell'atto modificato. E le motivazioni sono molto chiare. Innanzitutto la maggioranza ha le idee chiare, non assolutamente confuse come si è detto, e lavora anche di notte per preparare gli atti, lo confermo. E le modifiche apportate sono praticamente pari a un 10% del totale, visto che comunque sia nel parte del risolve sì, su 4 punti viene modificato solo una parte parzialmente, quindi solo il penultimo punto, anzi il secondo punto,
Quindi non è uno stravolgimento, è semplicemente, l'ho spiegato prima, una modifica. Non andiamo contro alcun interesse di cittadini, voglio che sia chiaro, anzi andiamo a favore dell'interesse dei cittadini, perché non chiediamo che venga tolta l'erogazione dell'acqua pubblica, ma chiediamo semplicemente di conoscerne i costi che ricadono su ogni singolo cittadino, e per questo motivo siamo a favore di questa di questa risoluzione, affinché tutti i cittadini possano avere chiarezza. Perché lo facciamo con una risoluzione? Perché Ato 2 è di competenza di Città Metropolitana, ok? Quindi non lo possiamo fare noi, lo deve fare la sindaca nella sede opportuna, ufficiale, perché i dati devono essere ufficiali. Detto questo, vorrei semplicemente rafforzare questo concetto e il nostro parere favorevole a questa risoluzione, leggendo l'ultima parte del testo modificato, che conseguente ripristino delle fontanelle pubbliche, promuovendo altresì in collaborazione con il municipio stesso una campagna di implementazione e razionalizzazione delle fontanelle pubbliche. Quindi questo è proprio nel verso di dire: vogliamo che l'acqua possa essere resa fruibile gratuitamente a tutti i cittadini attraverso i nasoni, come accadrà. La prego di concludere, consigliere. Grazie. E accadrà, e spero che accadrà sempre di più, per andare incontro a quelle che sono le esigenze anche economiche di tutti i cittadini, affinché possano usufruirne durante una passeggiata o comunque anche per poter rifornirsi per le esigenze domestiche. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Mi sembra che siano terminate. E passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Voti. Astenuti? L'Aula approva con 12 voti favorevoli, 1 contrario, 3 astenuti. Non partecipano al voto il consigliere Ciancio, Biondo e Gugliotta.